Pinto aspetta la palla al salto, si difende come può, Rinaldi può e porta via il pallone che vale lo scudetto per l'Acqua San Bernardo. Ubibanca su Balcuneo. Lo scudetto di Pallapugno torna a Cuneo dopo 13 anni. Abbiamo voluto cominciare così questa nuova stagione di Lunedì Sport. Buonasera a tutti i nostri telespettatori con questo bellissimo omaggio, naturalmente assolutamente meritato e doveroso per la Subalcuneo che ha riportato il titolo di campione d'Italia a Cuneo, mancava dal 2005. Cuneo ha alzato questa coppa che è davvero grande, che vedete qua nel nostro studio. Ad alzarla fisicamente è stato il capitano Federico Raviola, che abbiamo il piacere e l'onore di avere ospite in questa prima nostra trasmissione di questa stagione di Lunedì Sport. Ciao Federico e complimenti naturalmente. Ciao a tutti, buonasera a tutti e grazie mille. Non sei da solo, c'è la coppa naturalmente che guardi ancora con grande gelosia, diciamo. Insieme a te c'è un altro degli artefici di questa grande stagione, il direttore tecnico Giuliano Bellanti. Ciao Giuliano. Ciao, buonasera e complimenti a tutti. Anche a te. Grazie. Tu ne sai qualcosa di scudetti, non solo da allenatore, anche da giocatore con Cuneo, poi parleremo anche di questo. Abbiamo deciso di partire così con questa nuova stagione di Lunedì Sport, una stagione che vi terrà compagnia ad ogni inizio di settimana, il nostro consueto spazio per parlare delle realtà sportive della nostra provincia di Cuneo. Avremo un occhio di riguardo per la pallavolo, un po' il fiore all'occhiello per quanto riguarda lo sport nella nostra provincia. Abbiamo diverse realtà ad alti livelli sia in campo maschile che femminile, quindi avremo in ogni puntata uno spazio fisso dedicato proprio al volley, ma poi ci sarà spazio per tutti gli sport. Allora cominciamo parlando di Pallapugno, celebrando questo grande successo che è arrivato con la vittoria per 11-5 contro Altalanga di sabato a Cuneo, era la finale di ritorno. Poi entriamo nel dettaglio tecnico anche di queste due finali. Io prima parto subito con le emozioni. Che emozione è stata, Federico? Parto da te, immagino che le immagini che abbiamo visto prima in presentazione le avrei viste già tante volte in questi giorni, anche se è passato poco tempo, e avete festeggiato anche tanto, però c'è sempre emozione, no? Sì, grandissima emozione. Riguardandole qua in avvio mi sono nuovamente emozionato perché è stata una gioia difficile veramente da descrivere, perché siamo stati presi dall'assalto di tutti i nostri tifosi, l'ultimo pallone, poi non ci ho più capito niente, non ci sto ancora capendo niente adesso, quindi sicuramente per me è una soddisfazione che, diciamo, ho sempre sognato ma non avevo mai provato, quindi viverla sulla mia pelle è stato qualcosa di grandioso. Sì, perché il tuo primo scudetto lo inseguivi tu con Cuneo da un po' di tempo, sei giovanissimo, avrai tempo di vincerne sicuramente altri, però c'è già tanto lavoro, no, in quanto hai fatto tu per la Pallapugno, quindi sai tu i sacrifici che ci sono dietro ed escono tutto fuori queste gioie, no, in quel momento. Sì, appunto, come hai detto bene, chi fa sport sa bene i sacrifici che bisogna fare, e sa bene quanto sia difficile comunque portare a casa uno scudetto, vincere qualcosa, quindi penso che questo sia il giusto premio a tutti i sacrifici che abbiamo fatto come squadra, come società, come staff in questi anni in cui abbiamo comunque lottato sempre, abbiamo sempre cercato di superare i nostri limiti e di portare a casa questa benedetta vittoria. Giuliano, anche a te chiedo l'emozione che hai vissuto, tu ne hai vinti di scudetti 3 con Cuneo da giocatore, questo che sapore ha? So che siete reduci tutti e due da grandi festeggiamenti, non avete neanche avuto forse tanto il tempo di capire cosa è successo, però grande emozione, no? Sì, grande emozione, un coinvolgimento totale da parte di tutti quanti, vabbè, i componenti della squadra, i dirigenti, abbiamo festeggiato tutti quanti insieme. E per me averlo rivinto come allenatore è comunque stato bellissimo. Comunque ogni volta che si vince
sono sempre emozioni diverse, emozioni nuove, e quindi uno non si stanca mai. Io spero che ce ne siano ancora altre in futuro. Parliamo della, adesso entriamo più nel discorso tecnico della partita di sabato, tra l'altro è stata a rischio già alla vigilia per il maltempo, però la partita si è conclusa 11-5. Diciamo che poi parliamo anche dell'andata, è stata un po' meno folle, no, della partita di andata, anche è stata una rimonta incredibile all'andata, questa è stata più controllata fin dall'inizio, no, Giuliano, parto da te. Esatto, diciamo che il capolavoro l'abbiamo fatto comunque fuori casa nella prima partita, dove ci siamo trovati in svantaggio per 8-3 e poi c'è stata una rimonta pazzesca che raramente riesce ad una squadra. Però questo va detto che anche merito appunto di tutti i componenti, perché ci hanno creduto fino all'ultimo, si sono trovati in difficoltà, ma nonostante tutto hanno saputo reagire e conquistare appunto una vittoria che poi è stata fondamentale. Diciamo che nel ritorno abbiamo gestito un po' di più la situazione e per alcuni aspetti si stava un po' ripresentando comunque la situazione dell'andata, nel senso che a parti inverse siamo andati noi in vantaggio 8-3, loro stavano recuperando, stavano arrivando sull'8-5 e in quel momento ho visto un po' di, come dire, rilassamento. Come allora, mi ricordava nel fuori onda il nostro Mario Pasquale, tutte tra le cacce ui. Siamo scritti le idee, poi siamo andati dritti verso la vittoria. Però in un certo senso c'è stato un andamento simile a quello dell'andata, a parti inverse. Federico, cos'era un po' di braccino per prima a pochi passi dal trionfo, però insomma è andato tutto come vi aspettavate, no, questa finale, a parte questo momento. Sì, 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 è andata bene, appunto vedevamo il traguardo, ma non ci eravamo ancora arrivati, quindi era anche difficile per le condizioni in cui si è giocato comunque mantenere altissima la concentrazione, perché c'erano difficile colpire e rimanere sul pezzo, quindi penso che questo abbia anche un po' inciso. Poi il fatto di essere quasi arrivati al traguardo sicuramente ha inciso emotivamente, però dopo che abbiamo chiesto il time out, secondo me ci siamo un attimo chiariti le idee, appunto, e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. La pioggia, ne parlavamo prima, ha un po' condizionato la partita, come cambia il gioco, però diciamo dal punto di vista dello scenario è stato quasi anche un po' più suggestivo, no, vincere in questo scenario di pioggia, no? Una partita quasi epica. Sì, è vero, io condivido, penso che giocare sulla pioggia abbia dato appunto questo tocco in più alla vittoria, perché comunque anche da fuori si vedevano tutti con gli ombrelli, pioveva, il campo era pesante, la partita era importante, quindi secondo me ha aggiunto qualcosa in più. Ovvio che giocare sotto la pioggia è difficile, è uno sport come la pallapugna dove bisogna sempre comunque guardare verso l'alto, perché ti cadono appunto le gocce negli occhi, perché il pallone bagnato prende degli effetti particolari. Però diciamo che bisognava adeguarsi al tipo di gioco che si è presentato per via delle condizioni meteo, e secondo me siamo stati bravi a farlo. Ecco, ci spieghi anche tu dal campo come cosa è successo in questa partita d'andata di così importante da far scattare per realizzare questa rimonta davvero pazzesca, che è stato poi un po', come diceva il direttore tecnico, il capolavoro che poi ha aperto la strada per il successo. Sì, ma non so bene cosa sia scattato. Secondo me noi siamo stati bravi a crederci comunque in ogni caso. Abbiamo fatto un primo tempo un po' al di sotto del nostro livello di gioco stagionale, senza togliere nulla ai nostri avversari, che secondo me hanno disputato una partita eccezionale nella prima fase. Poi il secondo tempo abbiamo recuperato qualche gioco all'inizio e siamo stati bravi a crederci, poi quando sei in rimonta non puoi più sbagliare, noi siamo stati bravi, un po' fortunati in certe occasioni a non concedere più nulla, abbiamo portato a casa quella vittoria che secondo me è stata poi fondamentale per il titolo. Abbiamo già sentito qualche tua intervista in cui avevi una sfilza incredibile di ringraziamenti, c'è una dedica però particolare, più sentita delle altre per questo titolo? Ma non riesco a fare una dedica unica, perché veramente ci sono un sacco di persone che lavorano dietro le quinte per me e che mi hanno sempre fatto sentire il loro supporto e ogni giorno si sono dedicati completamente a me, credendo in me. Quindi io veramente dedico questo scudetto a tutti quelli che hanno comunque sempre riposto fiducia nei miei confronti, anche nei momenti di difficoltà, a tutti quelli che hanno sempre creduto che potevamo un giorno arrivare a vincerlo, perché
perché mi hanno dato tanta forza di andare comunque avanti e di cercare di superare i miei limiti. Giuliano, chiedo anche a te se c'è una dedica particolare e poi in generale, visto che avete vinto anche la Coppa Italia, ricordiamolo, in questa stagione pazzesca, qual è stato il segreto, se ce n'è uno, di questa stagione, o semplicemente Federico e la squadra era la più forte di tutte? Sì, beh, iniziamo dalle dediche. Allora, io due dediche in particolare l'avrei. Una per due persone che ormai purtroppo sono scomparse, e una è l'ex presidente Francesco Capello, al quale è dedicato lo Sferisterio, e lui ci avrebbe tenuto tantissimo ad ottenere un altro risultato del genere. Ancora la moglie fa parte della società, e quindi una dedica va a lui, e un'altra in particolare va al papà di Paolo, che Paolo Danna, che è venuto a mancare l'anno scorso, e ci terrà in particolar modo a dedicare questo scudetto a una persona che era molto appassionata e seguiva sempre il proprio figlio, e in qualche modo appunto lo dedichiamo anche a lui. Ecco, siccome mi hai dato un bell'assist parlando indirettamente di Danna, forse uno dei segreti è questo ragazzino di 41 anni che si è rimesso in gioco, dopo aver vinto anche lui diversi scudetti, ha dato una mano a Federica e a tutta la squadra. È anche questo uno dei segreti? Sicuramente è uno dei segreti, ma penso che il segreto in assoluto sia proprio la qualità del rapporto che c'era tra tutti i componenti della squadra. Sono amici anche al di fuori del campo, c'è una stima e un rispetto reciproco, quindi alla base dei nostri successi penso che ci sia stato quello. La lealtà, l'onestà nei rapporti è quello che ci ha fatto andare avanti. Poi comunque, se andiamo a vedere in particolar modo le qualità di ognuno, sia tecniche sia umane, posso dire che Paolo è stato importante a livello di gioco per la sua leggerezza, nel senso, per come affrontava le partite senza far mai pesare comunque la pesantezza dell'incontro e l'importanza, quindi ha saputo sempre sdrammatizzare anche nelle partite fondamentali, quindi un suo grande merito è stato questo. Poi posso fare i complimenti anche a Enrico Rinaldi, che è uno stimolatore naturale, proprio un ragazzo pieno di entusiasmo che ha sempre saputo coinvolgere tutti negli allenamenti e durante le partite, quindi una forza della natura, ed è stata un'altra forza del gruppo. Un altro grande merito va appunto a Gabriele che è una persona veramente pulita, propositiva, trasparente, un bravo ragazzo, uno che si è sempre impegnato in ogni singolo allenamento, non si è mai lamentato di nulla ed è sempre stato quello che ha unito il gruppo, si è adattato veramente a tutti quanti noi, quindi la nostra forza è stata questa. Federico, un po' di meriti alla persona che è seduta al tuo fianco, ce ne saranno anche, non per lui di meriti. Sì, tantissimi chiaramente, perché per quanto riguarda me dal punto di vista personale, diciamo che io sono arrivato comunque a poter lottare per determinati obiettivi grazie a lui, da quando mi alleno con lui. Poi sicuramente, diciamo, essere affiancato da campioni ti aiuta a diventare comunque più bravo e ti aiuta a vincere. E io sono veramente molto grato a Giuli, ma lo sa, e continueremo il nostro percorso insieme, ma sono grato veramente tanto anche ai miei compagni di squadra. Ha fatto secondo me una descrizione perfetta il nostro allenatore, perché veramente sono proprio delle grandi persone che raramente si incontrano, e poi penso che appunto il tipo di carattere che hanno, veramente spontaneo, pulito, onesto e corretto, abbiano fatto sì che potessimo raggiungere determinati obiettivi. Ecco, mi incuriosisce molto, te l'avevo già chiesto quando avevate iniziato la stagione, avevamo portato anche fortuna perché eravate venuti ospiti, questo abbinamento, no, tra te così giovane e Paolo Danna, che tu avevi detto anche essere uno dei tuoi idoli, no, da più giovane, da ragazzino. Com'è andata questa alchimia? Come si è formato davvero un duo fortissimo che ha fatto la differenza, diciamo? Sì, diciamo che è vero, i miei due idoli erano Giuli e Paolo quando andavo a vedere le partite da piccolo. Aver vinto lo scudetto con uno in panchina e l'altro in campo è stato veramente il coronamento di un sogno. Paolo per me è stato fondamentale perché in primis lui era uno che ha vinto tanto, quindi poteva magari avere un ruolo in campo
in cui mi diceva: senti, tu sei un ragazzino, la mia voce avevo capito. Invece dal primo giorno veramente si è messo a disposizione, ma con la massima umiltà, ha rispettato tantissimo il suo ruolo, il mio ruolo, e mi ha dato appunto quella tranquillità magari in campo, e mi ha aiutato a superare dei momenti difficili che poi alla fine hanno fatto la differenza per questi titoli. Giuliano, lo chiedo a te, ma una domanda insomma che rivolgo a tutti e due: se c'è stato, lui parlava di qualche momento difficile, ce n'è stato uno in particolare o in linea di massima è stata una stagione in cui sentivate davvero che potevate essere più forti degli altri e poteva essere l'anno giusto? Ma direi che momenti complicati non ce ne sono stati. All'inizio dell'anno ci davano tutti per favoriti, anche se abbiamo fatto finta di non sentire, anche perché appunto la nostra squadra era veramente ben attrezzata con giocatori di livello, e quindi siamo riusciti comunque a portare avanti il nostro percorso molto sereni, molto tranquilli, con dei risultati pazzeschi, record di vittorie consecutive, 16 se non sbaglio. Poi abbiamo vinto la Coppa Italia, lui ha vinto il Pallone d'Oro, poi abbiamo vinto il campionato, quindi abbiamo avuto veramente un'escalation pazzesca e momenti comunque di crisi, forse diciamo che era una crisi programmata, perché siamo arrivati primi nella regular season, nei playoff abbiamo deciso comunque di cambiare un po' la preparazione, certo, di focalizzarci sul finale del campionato, decisivo. Quindi abbiamo perso qualche partita che era preventivata, non era influente ai fini della classifica finale, quindi momento di qualche sconfitta c'è stata, ma certo, era tutto sommato preventivata. Però e poi appunto abbiamo avuto l'apoteosi finale con questa conquista di trofei, palloni d'oro, scudetti, competenti. Quindi quest'anno è stato proprio un anno pazzesco a livello di risultati, incredibile veramente. Ecco Federico, chiedo anche a te, da giocatore, da capitano, non è facile comunque quando parti con i favori del pronostico non avere mai un momento così di difficoltà. Solitamente le squadre in qualsiasi sport che partono con i favori del pronostico sentono questa pressione, invece per voi non è andata così. Sì, ma diciamo che io in realtà non è che mi sentissi così tanto favorito, sapevo che avevamo una squadra costruita per arrivare in fondo, però sapevo che comunque quando arrivi in fondo devi essere in uno stato, in una determinata condizione fisica, in una determinata condizione mentale che comunque è difficile da raggiungere. Secondo me sono stati bravissimi il mio staff, il mio allenatore e i miei preparatori, e anche molti miei compagni a gestirmi, perché comunque penso che la stagione sia stata gestita veramente bene e non è che è tutto scontato, comunque alla fine siamo umani, quindi non è che se un anno si fa una cosa l'anno dopo si ripete, però secondo me abbiamo gestito bene i vari momenti della stagione, siamo arrivati comunque sempre in situazioni di forma psicofisica nei momenti giusti, quindi questo penso che abbia fatto poi la differenza sul campo. Adesso meritato riposo, si festeggia ancora, però si inizia già a pensare anche al prossimo anno, entrambi ancora a Cuneo, no? Per riprovarci. Sì, allora, il prossimo anno saremo gli unici due che rimangono a Cuneo di tutto il blocco di quest'anno, perché nella Pallapugno c'è questa questione di punteggi, quindi io quest'anno ho preso il massimo di punteggi, non potrò più giocare con nessuno dei miei compagni. Abbiamo allestito una formazione completamente diversa rispetto a quella di quest'anno, perché saremo molto, molto più giovani, avremo ragazzi molto promettenti in squadra che però dovranno ancora comunque dimostrare il loro vero valore. Sarà difficile sicuramente ripetere una stagione come questa, ma sarà difficile penso in eterno, perché comunque abbiamo fatto un sacco di vittorie e vinto un sacco di titoli. Sarà difficile riconfermarsi, però vabbè, noi proveremo a fare del nostro meglio e vedremo poi dove arriveremo. Giuliano, anche tu sei pronto, nel senso un po' di meritato riposo, però la voglia di ripartire ho sentito anche in diverse interviste che parlavi di un Federico che può vincerne ancora tanti, no, gli scudetti. Io me lo auguro per lui, comunque io sono pronto per ripartire nella prossima stagione, come ha detto benissimo Federico, avremo una squadra completamente diversa, abbiamo puntato su due promesse, uno come centrale, l'altro come terzino al muro, e poi abbiamo una riconferma del terzino al largo che ha già giocato con noi negli anni passati, quindi sarà una sfida, un'ulteriore sfida, un'ulteriore scommessa, e noi comunque
imposteremo sempre il lavoro come l'abbiamo impostato fino adesso, sull'impegno, sul sacrificio, sulla voglia di emergere, e questo secondo me farà ancora la differenza e vedremo poi cosa succederà. Bene, sicuramente ci sarà ancora un po' di tempo, un po' di meritato riposo per i campioni d'Italia. Siamo in chiusura, io vi ringrazio ancora, vi faccio ancora i complimenti a Federico Raviola, capitano e campione d'Italia con Cuneo di Pallapugno. Grazie mille. Federico, e anche a Giuliano Bellanti, direttore tecnico di Cuneo. Grazie. Grazie mille. Naturalmente grazie. Ci rivedremo ancora, perché verrete sicuramente a trovarci per parlarci poi dell'inizio della prossima stagione. Io intanto ricordo che si potranno rivivere, per chi non le ha vissute, allo Sferisterio di Cuneo, le grandi emozioni di quell'ultima partita. Domani sera, martedì alle 21, trasmetteremo la partita, appunto, la finale di ritorno tra Cuneo e Alta Langa, che ha dato il titolo, lo scudetto a Cuneo. Ci fermiamo per una piccola pausa, poi torniamo per parlare di pallavolo maschile di Serie A2. A tra poco.